Altra vittoria, altri 2 punti vitali per una VL che stupisce e che si aggiudica il terzo successo di fila in campionato. 63 a 73, questo è quanto segnava il tabellone al termine del match in favore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che nella serata di sabato ha sbancato con un'ottima prestazione il Palaverde di Treviso. Una super serata per gli uomini di Coach Banchi, che nonostante la pesante assenza di Capitan Delfino, out per un colpo all'occhio subito nella scorsa partita, hanno saputo dominare sin dal primo quarto i padroni di casa, aggrappandosi anche alle ottime risposte arrivate dai singoli. 18 punti per Zanotti, 13 per Lamb e 12 per Moretti. Confortante che a dispetto dell'assenza di Delfino abbiamo trovato delle risorse per tornare a guidare questa gara, soprattutto nel finale, con un adeguato margine che ci ha permesso di tenere a distanza l'ultimo tentativo di Treviso. Come detto, è da lodare il nostro atteggiamento, soprattutto nella metà campo difensiva. Siamo stati capaci di giocare per l'intera gara con una buona concentrazione, fatta eccezione per qualche inevitabile errore che ha agevolato un po' il compito di Treviso, che non si è mai data doma, non si è mai data per vinta. Però, ecco, come detto, noi ci portiamo a casa una vittoria importante che ci deve far guardare al prossimo impegno con fiducia, consapevolezza, ma grande determinazione, perché le avversarie si fanno sempre più agguerrite, sempre più complicate. 3 punti mancati e solo uno ottenuto invece per la Vispesaro, che nel secondo match consecutivo giocato al Benelli incappa nel nono pareggio in campionato. È finita a reti bianche 0-0 tra Biancorossi e Imolese, con entrambe le squadre che volevano far male all'avversario ma senza produrre nitide occasioni da rete. Una prova sufficiente da parte dei ragazzi di Mister Banchini, toccando ora quota 24 punti in classifica e confermandosi in piena zona playoff. Io penso che veramente stasera, come vi avevo detto prima della gara, era una partita difficile. Dovevamo pensare di fare quel santino, di mentalità, nel senso di volerci imporre, e penso che da questo punto ci siamo riusciti, perché soprattutto la prima mezz'ora avevo chiesto ai ragazzi di andare forte, di aggredire l'Imolese, perché sapevamo che magari con il possesso palla potevano crescere dentro la partita e guadagnare campo. Questo non è successo, peccato non aver fatto gol, soprattutto nel primo tempo, non tanto da destra ma da sinistra sono arrivati 6-7 cross bene, dentro il campo i ragazzi hanno trovato gli spazi giusti per giocare e quella partita lì dopo diventa una partita pericolosa perché puoi prendere delle ripartenze, infatti alla fine è arrivata un'occasione per Turchetta, siamo stati bravi anche lì a intervenire, quindi senza dover arrivare alla parata di Farroni. Mi sembra che, come vi avevo detto, sia con la Carrarese che con l'Olbia la squadra abbia dimostrato di voler vincere, anche oggi è andata così, ci è mancato il gol, c'è un'altra occasione clamorosa, a Montevarchi è stato Saccani, oggi è stato Cannavò, però come hai detto tu giustamente non abbiamo preso gol, andiamo avanti. 3 punti importanti invece per l'Alma Juventus Fano, che nella trasferta di Nereto torna a respirare vincendo 2-0 e salendo a 15 punti in campionato. Chi non si stanca mai di vincere è invece l'Ital Service, che dopo aver battuto in settimana la capolista Padova, accorcia ulteriormente le distanze dal primo posto, battendo per 4-0 la Polistena. A siglare la vittoria finale ci hanno pensato la doppietta di Fortini e le reti di Onorio e Taborda. Sconfitta invece nella pallavolo per la Megabox Vallefoglia, che dal match casalingo di sabato sera contro Scandicci è uscita con un secco 0-3 a favore delle ospiti. Un match proibitivo alla vigilia e che si è confermato tale, con le ragazze di Coach Bonafede che restano undicesima in classifica. Altra sconfitta invece nel rugby per la Fiorini Pesaro, che da Perugia esce battuta per 33 a 22.